A Bagnoregio, l'ingresso al centro storico è segnato dalla Porta Albana, inaugurata nel 1589, e dall'ottocentesca chiesa dedicata a San Bonaventura, che nacque qui nel XIII secolo e fu seguace di San Francesco e suo biografo. Qui, fra architetture gradevoli e scorci suggestivi, con una lunga passeggiata, che si può compiere anche in carrozzella, è possibile ammirare la cattedrale, intitolata ai santi Nicola, Donato e Bonaventura, affiancata da uno slanciato campanile a torre e che nel suo interno, in stile barocco, ospita una teca con le reliquie di San Bonaventura. La chiesa della Santissima Annunziata, originariamente in stile romano-gotico e poi rimaneggiata a più riprese, che raccoglie, nella sua semplice navata unica e nell'abside con volta a crociera, diverse pregevoli opere pittoriche, tavole e affreschi del 400-500. Ma ha anche un elegante chiostro, interamente in cotto, sempre del XVI secolo, con un bel pozzo centrale in pietra. L'Auditorium Taborra, ospitato in una chiesa del 1700 ora sconsacrata, sede di numerosi eventi culturali nel corso di tutto l'anno. I resti medievali dell'antico convento di San Francesco. Per approdare, infine, a uno splendido belvedere affacciato sulla Valle dei Calanchi e Civita, la città che muore, cui Bagnoregio deve la sua fama. Questo borgo, che un tempo era tutt'uno con la città di Bagnoregio, ne è oggi separato da circa un chilometro. La frattura è stata causata da violenti terremoti, dalle frane e dall'erosione, che ancora oggi mettono a rischio l'altura di tufo e argilla su cui esso sorge, ma hanno creato nel tempo anche i suggestivi calanchi che caratterizzano l'intero paesaggio della Valle Teverina. Il chilometro che separa Civita dal resto dell'abitato si copre oggi con un lungo viadotto pedonale su cui passano i molti visitatori del piccolo centro, che conserva una forte impronta medievale e si presenta integro e ben conservato, con splendidi palazzi costruiti quasi totalmente di tufo, con vicoli, archetti, scalette, piccole logge, slarghi e improvvise aperture panoramiche. Civita di Bagnoregio è oggi una meta molto apprezzata dai visitatori che la frequentano durante il weekend alla ricerca di genuini pranzi domenicali da consumare in un'atmosfera di serenità e pace. Il cuore di questo grazioso borgo è la piazza San Donato, nel luogo dove in epoca romana si trovava il foro e dove oggi si trova la chiesa principale. Dedicata allo stesso santo, che mostra ancora tracce della sua origine medievale, anche se è stata molto rimaneggiata nel tempo. All'interno della chiesa c'è un bel crocifisso di legno del 1600 e affreschi, reliquiari e begli arredi. Per chi ha il piacere di capire meglio le questioni legate all'erosione e alle frane, può visitare il Museo della Geologia e delle Frane nel rinascimentale Palazzo Alemanni. Oggi sono pochissime le persone che continuano a vivere nel borgo antico, dove invece fioriscono bed and breakfast e ristoranti. Ma i residenti e abitanti dei borghi vicini si raccolgono nell'antica piazza per celebrare la prima domenica di giugno e la seconda di settembre il Palio della Tonna. Questa folle corsa circolare in piazza San Donato vede protagonisti gli asini, che a lungo hanno assicurato l'approvvigionamento e tutti i trasporti da e per il borgo. Gli asini, montati da fantini, devono compiere 3 giri nella piazza. Ai vincitori viene consegnato lo stendardo del santo, patrono del paese.